In app andiamo in effetti, effetti corporei e poi copertura. Nel primo c'è il mosaico facciale oppure la sfocatura parziale. Andando a scorrere poi le altre possibilità, troviamo per esempio oscurità, andare a dare questo effetto sagoma fantasma. E poi in immagine abbiamo l'applicazione dell'avatar. In questo caso il nostro volto sarà completamente mascherato. Vi consiglio di andare a navigare all'interno delle possibilità dell'app per trovare quello che di volta in volta ci è più utile alla realizzazione dei nostri progetti.